c'è stato come un piccolo scoppio, è andata via la luce e poi è iniziato un fumo nero. Paura in una palazzina di via Cecchi ad Arezzo, dove un cortocircuito all'impianto elettrico ha causato un incendio. Il fumo nero e denso ha risalito l'intera palazzina, alcune persone rifugiatosi nelle terrazze sono rimaste bloccate. Rimaste senza luce, io ho aperto il corridoio e ho visto tutto fumo nero per scale e dopo ho chiamato parenti di signora perché se lo faccio badante e usciti in terrazza. Salvata i vigili del fuoco? Sì, ho portato vigili del fuoco signora, dopo ho portato anche me, anche gatto. Sul posto vigili del fuoco, polizia locale, 118 con 4 ambulanze e scooter infermierizzato. È verosimile, insomma, propendiamo per il guasto elettrico e il cortocircuito. Comunque il quadro elettrico si trova a quota inferiore all'ingresso e quindi la tromba a scale ha fatto l'effetto camino. Invaso il fumo diversi appartamenti, le 10 persone intossicate comunque sono state soccorse. Non c'è danni a strutture, moltissima paura, tantissimo fumo. Vediamo ora quello che ci dicono i medici. Dovremo chiedere inagibilità per alcuni appartamenti, cerchiamo di farlo nel migliore dei modi, poi vediamo. Gli intossicati sono in totale 10. E sono tutte persone che hanno inalato fumo, non c'è nessuno ustionato, hanno solo problemi da inalazione per le combustioni delle plastiche, delle sostanze che si sono liberate durante l'incendio. C'è una persona di oltre 100 anni, 101, molti hanno avuto la prontezza di riflessi di posizionarsi subito sui terrazzi, quindi diciamo, l'esposizione ai fumi non è stata elevata per nessuno di loro. Il vigile del fuoco l'abbiamo visto in una parte? Un vigile del fuoco un po' dovuto al caldo probabilmente, un po' dovuto ai fumi e alla pesantezza anche dei loro dispositivi di protezione, ha accusato un lieve malore ma è stato subito stabilizzato e trasportato in pronto soccorso, ma solo per accertamenti, nulla di che.